messa la protezione solare. Adesso sto tipo 5 minuti e poi mi metto all'ombra. Mi raccomando, mettete sempre la protezione solare, non vi ungete. Vedo sempre gente unta al sole. L'olio sotto al sole fa malissimo, invecchia tanto la pelle e poi diventate delle prugne secche. Abbiamo visto proprio il tramonto in diretta da quella scogliera là, infatti anche dopo ci voglio andare così ve lo faccio vedere. E abbiamo messo nella borsetta. E non ce la facevo. Stava troppo stanca. Ma come siamo belli. Stiamo andando a registrare questo video che vi ho detto speciale, che vedrete nei prossimi giorni, appunto ambientato qua da me. E Max regista. E ho la Pupi. È troppo carina qua dentro. Questa è una borsettina praticamente fatta homemade, perché l'ha fatta mia madre, se qualcuno se lo chiedesse. Cucita interamente da lei. Bellissima, mia mamma gliel'ha fatta. Che guardate i capelli, tutti mossi. Non ci ho messo niente, sono sporchi. Che poi dopo faccio lo shampoo con il mio spray. Wow, le molle, che belle. Ma tu lo sai, quando ero piccola io adoravo le molle, mio padre le odiava. Che ogni molla che vedevo ci volevo andare sopra, le adoro. Ma non è che ci possiamo andare? Per bambini. Ma dai, io ci vorrei andare sulle molle. Andarci. Ma è per bambini, non è che fa? Come siamo carini. Mi sei fatto vedere qua, siamo su Ponticelli. Adesso della scena. No, che amore, quelli dentro ci stanno tutte, tipo, ci stanno tutte rane dentro a questo ponte, dentro a questo fiume, e poi puzza, come puzza. Ma viene esagerata. Quelle sono tutte le rane che secondo ma me la fanno soffatata. I loro bisogni rane, nel mare. È proprio il fiume che c'entrano le... Hanno i bisogni dei rani. Questa è Agropoli. Questo è un tramonto. No, è Agropoli. Poi qua abbiamo il adesso tramonto. Adesso dobbiamo andare là, sulla puntata, vieni. E qua abbiamo questa rompipì. Dai. È vero, scherzo. Quale punto vuoi andare? Là, voglio andare alla punta. No, non si vede da qua perché c'è il sole che batte. Adesso ecco, adesso si vede. Eccoci, bau bau. Versione video selfie. Sì, video selfie. Questa è la banchina. Sì, dove ciao. Ci volevo venire a pescare, ma purtroppo sto con la mamma Luca qua, non mi ha fatto venire. Io non ti ho fatto venire, sì. Sei tu. Ditegli qualcosa che non mi ha fatto ditele. Venire. Ditele qualcosa che non mi ha fatto ditele. Venire. Non mi ha fatto venire a pescare. È bellissimo qua. Dai, pensa via. Anche tu sei bellissima. Ieri il tramonto era ancora più bello, adesso. Però anche adesso è bello, però ieri era più bello, ci siamo fatti delle foto bellissime. Guarda che bello però. E qua ci sono tutti i pescatori che pescano. E Max che accusa. Vabbè, ciao. Due girette, cioè qual è il romanticismo? Non lo so, pure i vostri fidanzati sono così. Vabbè, sto con Pupi. Almeno lei mi fa compagnia, la mia amore. Cioè, io dico, andiamo là, andiamo a farci un giretto vicino al tramonto romantico. A voi ad aspetto il campo. Come? Non lo so, vabbè. Sta guardando i pescatori. È bellissimo, veramente, questo tramonto. Troppo bello. Tutto il rumore del mare. Oddio, che bello, che super rilassante. Oh, quasi arrivati alla punta, mamma. No, ma sugli scogli no, perché poi vai a mare. Pericoloso, mamma. Tu sei piccolina.
Ecco qua, arrivati alla punta, la punta che vi indicavo prima, col tramonto alle mie spalle. Bellissimo amore, io e te siamo troppo belli. In mezzo al mare, in mezzo al mare. Stiamo andando a recuperare l'ombrellone che abbiamo lasciato sulla spiaggia da stamattina, furbi. Qua si vede ancora più bello il tramonto, bellissimo. Comunque il lungomare qua è molto bello, sembra tipo di stare non so dove. Stranamente eccolo là, ancora. Eccolo, è questo blu il nostro. Poi dicono a Napoli, qua sempre in Campania, e nessuno ha toccato l'ombrellone. Evviva, adesso lo prendiamo. Che bello. Wow. Inizia a correre. Oddio, io non riesco a starti dietro. Aspetta. Ma perché corri così come una dannata sulla sabbia? Aiuto, ma non ce la faccio. Sente l'odore di pesce? Guarda la mia, ma non mi piace il pesce. Qua siamo andati girando ovunque e il miglior tramonto è quello che si vede dalla nostra camera. Guarda qua, è vero? Cioè è bellissimo. Pronti per andare a cena, io ho i capelli praticamente bagnati, ci ho messo solo un po' di olio di cocco ma sono bagnati perché mi scoccio asciugarli, anche se già sono raffreddata, quindi non è l'ideale, ma vabbè. Comunque non so se si vede, mi sono anche un po' abbronzata con tutta la protezione, sarò stata tipo mezz'ora in tutto al sole e mi sono anche abbronzata e ho messo, vabbè, a parte moisturizzare eccetera, ho fatto un trucco super natural, non so se si vede, cioè praticamente ho messo solo un po' di terra, un rossettino chiarissimo naturale perché cioè, non ce la faccio d'estate a truccarmi. Ho messo questo vestitino che non è altro che il vestitino quello là che avevo nel video arriva mia suocera, il video vlog, vi ricordate che feci? Alla fine l'ho preso anche bianco e mi piace tantissimo. Max ha detto che è trasparente, ma invece secondo me no, non lo è, non si vede nulla. E poi sotto secondo me ci voleva un bel tacco, però io sono un po' pigra e poi i tacchi non li ho portati proprio, quindi ho messo le mie scarpettine, queste qua, le Superga, vi ho fatto vedere ieri, quelle tutte ricamate, che secondo me comunque rendono il tutto più sciallo, casual, insomma così, certo con un bel tacco sarebbe stato il tutto meglio, ma vabbè, ci accontentiamo, siamo belle comunque o no Max, tu cosa dici? No. Sei arrabbiato? Gelosone. Oh, tu invece ti sei portato 5 magliette, tutte e 5 rosse, com'è sta cosa? Sì. Sembri la Pummarola, no? Io adoro queste scarpe rosse. Diteglielo che sono scarpe, sembra che gli è caduto un pomodoro sopra. Ma lui è maffiero, è vero? Yummy! Spaghetti con le vongole! Buono, la faccia è molto invitante. Ma io sembro un peperone, ma mica sono così rossa in realtà. Comunque si mangia molto molto bene in questo ristorante, si mangia veramente bene. Vero Max? Devo dire... Dai, no, si mangia bene. Io ho provato di peggio, sono veramente buono, cucinano bene, solo che le porzioni per noi sono un po' piccole, noi siamo abituati ai piattoni di tutto e non si direbbe dal fisico, soprattutto di quello di Max, ma siamo abituati veramente a porzioni più abbondanti. Però è fatto proprio veramente bene, complimenti. Sono buone. Ma sei a Napoli come si dice? Che è successo? Stai morendo? Sono buone, può portare. Quando sono poche. Oh, non devo muovere, perché chiagna? Perché chiagna? È stato? La cre... Ma che si sta venendo? Stai facendo tutto mosso, stai chiagnendo, la cre... Cos'è? Dentice. Dentice. Che significa? È un pesce di dente. Ho fatto la battuta. Ma che cerchi sotto a sto pesce? È invitante però, Buono, con un po' di pane.
strudel di mela con questa cremina che non so cosa sia. Sfoffa. Pupi, amore. Si imbroglia tutto attorno. Guardala, si è imbrogliata di nuovo. No. Vieni, ti sei imbrogliata, mamma ti scioglie. Siamo qua, siamo scesi a fare la consulente, come si può lì. A fare un giretto qua nella piazzetta con la nostra Pupi, sempre con noi. Tra un po' la prendo in braccio perché non ce la fa più. Comunque qua è molto bello, è vero? Abbastanza movimentato. Oh. Una bella piazzetta con tante luci. Wow, quanta gente ci sta, eh? Ma Buccio mi ha preso in braccio perché sto troppo stanco. Sono di giorni d'inferno, vero amore? Sono stanco al sangue, babù. Oh, hai capito l'Agropoli, che fastina. Forte casino, uno stemmaretto. Pulena che mi si era esatta. Vabbè, facci il concertino gratis. Piace? Te dongo il cuore, te dongo la mia vita, mia bella signorita. Se... qua si fanno proprio balletti in piazza. E non capisco. Qua si sale, si sale, si sale. È bello, tutte le scale, si sale su, è vero? A me piace tantissimo qua, questo posto, sembra un paese tipo da un presepio. Io sono stanca, dai sali, dai venite, dai Pupi, dobbiamo salire fino sopra al castello. Simono? Come no? Sì! Già siamo andati! E oggi do di nuovo! Che a me manca un cartolino! Mi piace il castello! La pigliamo l'aria fresca qua su! E dai, pomarola! No, in un pacchetto! Bellissimo! Facciamo vedere tutto il panorama, guardate che bello! Cioè qua si vede tutto, tutto il panorama! Bellissimo, qua c'è il fresco e Max si ferma sempre a vedere il panorama, bello, e a prendersi l'aria fresca, vero amore? Bello, soprattutto il fresco. Oh, quel vestito l'ho guardato, lo voglio, l'hai visto con me? Io non lo so perché tutti i vestiti che mi piacciono io li vedo sempre addosso alle altre persone, mai nei negozi. Com'è sta cosa? Cioè potrei comprare vestiti addosso alla gente, nei negozi non trovo mai nulla che mi piace, addosso alla gente tutto. Vabbè, comunque siamo arrivati qua nel centro della piazzetta, bellissima, dove poi c'è anche questa chiesa favolosa, negozietti caratteristico, ma un paesino proprio carino questo qua, veniteci perché è proprio bello. E qua si vede tutto, tutto il panorama. Dove ci mettiamo che stanno a fare le foto? Vieni, che c'è? Ti sei persa? Ecco qua, ecco qua, infatti città della Madonna di Costantinopoli, Agropoli. Infatti questo è tutto il paesino. E adesso fa paura quasi sporgersi, si vede tutto, tutto il panorama, si fanno tante foto, cioè qua ci sono tipo tutte vie. Wow, è fenomenale sta fotocamera, tutto buio si vede, è bello, cioè ci sono tutte vie, stradine che si sale in questi palazzi praticamente super antichi e si deve arrivare praticamente su su al castello. Insomma, guardate queste finestre, prigioni, oddio, sono prigioni qua. In prigione, sembra tipo Monopoli. Ecco, castello. Eccolo il castello, finalmente. Grandissimo, che bello, dai. Ma è bellissimo. Hai visto, mamma, che meraviglia, dai. Bellissimo questo castello. Mammina, adesso faccio una bella cacca qua sopra. Domina, chi siamo? Siamo il principe, no, il principe e la principessa nel castello. Sul picello. Sì, che bello, siamo. È bellissimo qua. Cioè, guardate un po' che meraviglia.
Dove siamo? Che bello! Sì, facciamoci la foto, aspetta. Troppo carine queste ragazzine, ci siamo fatte la foto. Infatti approfitto per ringraziare tutte le ragazze che mi hanno salutato. Ci siamo fatte foto assieme. Comunque guardate che bello qua. Cioè, merita davvero sto posto. È veramente bello, credetemi. Vicino a casa, perché comunque è in Campania, però è bello. E qua stanno facendo tipo anche uno spettacolino. Vero Max? Stanno facendo uno spettacolino, mi sa, qua. Prova di cadere giù, piccolo. Vieni, amori. Guardate che meraviglia. Wow, è tipo una cosa di frutta, principalmente fragole, anguria, un po' di pesca con frozen yogurt, che io adoro. Ehi, pupi. Vieni qua. Pupi. Ci ho trovato sta frutteria, buonissimo. Yummy. E Max, tu cosa hai preso? Una cosa tutta strana, l'anguria. Anguria, fragole e granita al limone. E granita al limone. Yummy. Cioè, sei strano a prenderti sta roba con frutta. E la granita al limone che si è sciolta è diventata acqua, praticamente. Tutto gelato qua. È acqua praticamente, ti stai bevendo. Ma quando è qua? Hai diventato tipo un succo di frutta. Ragazzi, da oggi tutti quanti frutta con granita al limone sopra. Ma non capisco niente. Ah, mi date un poco? No, la roba è dolce, no. Max già sta quasi per dormire, io anche sono stanchissima. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un bel pollice in su. Speriamo che vi abbia fatto piacere questo vlog con noi, insomma, questa fuga d'amore. Domani si torna a casa. Vabbè, a me non mi dispiace tornare a casa. Ci vediamo domani nel nuovo video. Ciao! Ciao anche da voi. Mamma, anche io sono.